Debajo de la hoja de la verbena, debajo, debajo, debajo de la hoja, debajo, debajo de la hoja, debajo de la hoja de la verbena. Tengo a mi amante malo, Jesús qué pena. Debajo, debajo, debajo de la hoja, debajo, debajo de la hoja, debajo de la hoja de la verbena. Debajo de la hoja de la lechuga, debajo, debajo de la hoja, debajo, debajo de la hoja, debajo de la hoja de la lechuga. Tengo a mi amante, mano con calentura. Debajo, debajo de la hoja, debajo, debajo de la hoja, debajo de la hoja de la lechuga. Debajo de la hoja del perejil. Debajo, debajo de la hoja. Debajo, debajo de la hoja. Debajo de la hoja del perejil. Tengo a mi amante malo, no puedo ir. Debajo, debajo de la hoja. Debajo, debajo de la hoja. Debajo de la hoja, de la hoja del perejil. E dunque ci siamo. Ho velatamente lanciato segnali negli ultimi mesi di quello che stava per accadere, ma adesso siamo arrivati a quella che pomposamente potremmo definire l'ora X. Andiamo quindi con ordine. Quello che sta per succedere, innanzitutto, non è improvvisato da un giorno all'altro. È più di un anno che ragiono attorno a questa ipotesi e adesso dopo... Una elaborata preparazione è pronta per essere realizzata, anzi devo dire che per gran parte è già stata realizzata. La fase operativa di questa nuova avventura inizia addirittura a febbraio di quest'anno e questo per delineare anche la complessità a questo punto della mia vita di un'operazione di questo tipo. Ma andiamo con ordine. La prima cosa che ho realizzato molto importante e che in realtà avrei dovuto realizzare 30 anni fa, ma tant'è va bene, meglio tardi che mai, come si dice, è la registrazione ufficiale del marchio Velut Luna. Questa è una cosa che da un punto di vista strettamente commerciale e amministrativo è molto importante. Infatti, a partire da quest'estate il marchio Velut Luna, questo che adesso compare con questa piccola variante, è stato registrato e quindi è tutelato nei 27 paesi dell'Unione Europea come Trademark Registered. E questo è un dettaglio molto importante. Ma eh, il passaggio successivo, altrettanto importante, è la scelta che io ho fatto. Del soggetto a cui intestare la proprietà del marchio, che non è una ditta commerciale, qualunque essa sia, ma io stesso. Il marchio Velut Luna eh, ora appartiene in modo definitivo a me stesso, persona, privato, cittadino, privato, cittadino europeo, ci piaccia o meno. E questo è un altro dettaglio importante, perché da una parte suggella. Quello che ho sempre detto, ovvero che Velut Luna è me e io sono Velut Luna, ma lo suggella anche dal punto di vista legale. E ulteriore passaggio fondamentale, essendo legato alla mia persona fisica, dove va la mia persona fisica, va anche il mio marchio. Ed arriviamo dunque al punto. Il titolo Velut Luna cambia tutto. Volevo fare inizialmente un titolo clickbait, ovvero Velutluna muore, viva Velutluna, quelle cose lì, però poi giustamente, siccome sarebbe stato fuorviante, ho evitato di farlo. Ma il cambia tutto invece ci sta, ci sta completamente. Cambia tutto in modo un po' gattopardesco per quanto riguarda perlomeno i miei clienti, ovvero voi che state guardando questo video, spero che fra di voi ci sia qualche mio cliente, ma ne sono abbastanza certo. E non cambia nulla, ripeto, o quasi nulla, nel senso, che, nel senso che i nostri prodotti continueranno ad essere venduti regolarmente dall'Italia, senza nessun aggravio di costi e con le medesime condizioni che voi avete conosciuto finora. C'è tuttavia un cambiamento sostanziale negli assetti. Infatti, i CD Valutluna non verranno più venduti dal eh, dominio www.velutluna.it come è stato finora, ma dal nuovo dominio che è www.referencemusicstore. Come avete visto in qualche modo nella copertina di questo video e state vedendo ora in sovraimpressione. Questo sta a segnalare sostanzialmente un eh, passaggio di consegne perché, ripeto, se la vendita dei dischi e anche il sito che voi conoscete dal punto di vista grafico ed operativo resteranno praticamente identici, e ripeto per voi non cambierà più nulla, non sarà più la ditta Velut Luna di Marco Lincetto, come molti hanno visto nelle fatture, a vendere i dischi. Ma un'altra ditta che si occuperà della gestione appunto del nuovo portale. Attenzione! Non sono così stolto da far sparire un dominio che è ormai nell'immaginario collettivo che chiunque cerchi Valut Luna inevitabilmente va a cercare Valutluna su Google o magari molti clienti hanno nel proprio browser il link al dominio Valutluna.it. Ecco, questo dominio non sarà più tecnicamente operativo, ma sarà sempre perfettamente attivo, come si dice in termini tecnici per il foldback, ovvero voi andate a cercare velutluna, vi compare velutluna.it, oppure avete velutluna.it nel browser, ci cliccate sopra e automaticamente, automaticamente, senza che voi dobbiate fare nulla, verrete reindirizzati al nuovo portale Reference Music Store. Quindi, dal punto di vista dei clienti italiani, non cambia nulla. Io manterrò anche la mia presenza alle, a quelle che ritengo le tre principali fiere di settore italiane, ovvero le fiere organizzate dal caro amico Stefano Zaini, quindi due appuntamenti milanesi, primavera e autunno, e un appuntamento romano in autunno. E anche questo non cambierà, sarò sempre presente allo stand e con i miei dischi a presentare le mie novità. Meno ancora cambierà questo canale: nel senso che ovviamente continuerò a proporre i miei video esattamente come li ho proposti finora, con i tre appuntamenti canonici lunedì, mercoledì e venerdì in premiere alle ore 21. Quindi non ci saranno riduzioni, ma probabilmente in tempi brevi ci sarà l'aggiunta di un quarto appuntamento settimanale con il canale YouTube. Allora, eh, ho detto, ho girato attorno al fatto del cambiamento, del trasferimento, ma dove se ne va Velutluna? Velutluna se ne va in Spagna. E in particolare la nuova sede di Marco Lincetto, perché la nuova ditta spagnola si chiamerà semplicemente Marco Lincetto e sarà una ditta rigorosamente individuale, no forme societarie di alcun tipo. Si trasferisce nella bellissima città di Valencia, di cui in apertura di questo video avete assaggiato qualche immagine preliminare. Valencia diventerà quindi anche la sede operativa per quanto riguarda tutta la parte creativa, ovvero la realizzazione dei master. Non escludo ovviamente di continuare a fare qualche registrazione, qualche row recording, cioè semplice ripresa sul campo in Italia, ovviamente inizieranno delle nuove produzioni direttamente in terra di Spagna, ma certamente continueranno anche alcune produzioni in Italia, però esclusivamente dal punto di vista della pura ripresa sonora, perché poi tutto quello che sarà la parte di messaggio, mastering, la parte creativa, le immagini, la grafica e quant'altro, verrà tutto realizzato nella nuova sede di Valencia. Quindi tutti i prossimi dischi saranno made in Spain e non più made in Italy. Perché questa scelta? Eh, qui il discorso si fa un po' più complicato e si intreccia direttamente con le mie vicende personali e con il mio approccio eh, verso l'esistenza. Partiamo subito dall'aspetto più doloroso, ovvero il perché andarsene dall'Italia. Perché ormai da, credo, due o tre anni il mio disincanto verso la nostra bellissima patria era sempre più marcato, e come sapete, io sono una persona trasparente, ho un approccio alla vita diretto, non riesco ad accettare i compromessi. E nel momento in cui si è incrinato il mio rapporto di fiducia verso le strutture politiche e burocratiche di questo paese. Eh, come dire, non riuscivo a mantenere una faccia sola, cioè fare buon viso a cattiva sorte e quindi è iniziata a maturare l'idea di andarsene. Sì, perché una scelta così radicale alla mia età, ovvero 61 anni suonati, non è una scelta facile, non è una passeggiata. Quindi se viene fatta, eh, questo accade per eh, motivi molto profondi. E che vanno molto al di là della scelta dell'avventura che può fare un trentenne, oppure del moto dira di un anziano un po' incazzoso, mi si passi, il eh, francesismo. No? È una scelta molto ragionata, molto travagliata, che passa anche attraverso il fatto, tutto sommato, di essere eh, rimasto, fra virgolette, solo negli affetti più diretti, fatta salva ovviamente. La mia amatissima moglie, che mi segue in questa avventura. Negli ultimi circa 18 mesi ho perso prima mio fratello e poi mia mamma. Quindi, della mia famiglia, del nucleo di base della mia famiglia, sono rimasto solo io. E questo anche è stata una motivazione che, appunto, negli ultimi 18-12 mesi ha accelerato questa scelta. Ma soprattutto la motivazione è, eh, ripeto, una perdita di fiducia nei confronti del, dello Stato Italia. Certamente non nei confronti dell'Italia come idea eh, superiore. Io sono italiano e sarò sempre italiano. Sono fieramente italiano. Come sapete ho un forte senso patriottico. E eh, il concetto di patria con la P maiuscola per me è un concetto importante, anche se purtroppo un po' bistrattato nel nostro Stato Italia da ormai troppo tempo. Io sono italiano, ma sono un italiano che si identifica con Giovanni Verga, con Luigi Perandello, con Benedetto Croce, con Antonio Meucci con Alcide De Gasperi, con Giacomo Puccini, con Giuseppe Verdi, con Enrico Mattei, con Aldo Moro. Come vedete ho fatto nomi di italiani tutti morti per un motivo o per l'altro, alcuni per motivi plausibili, evidentemente, ovvero l'epoca, altri, gli ultimi due, per motivi per nulla plausibili. E quindi, coerente con il mio essere tutto d'un pezzo e fermamente ancorato ai miei valori e alle mie idee, ho deciso di andarmene. Tralasciamo dei dettagli più eh, strettamente eh, pratici che mi hanno eh, sbattuto in faccia, soprattutto, ripeto, nell'ultimo anno e mezzo, ma diciamo pure negli ultimi due anni e mezzo, una anche realtà pratica concreta del nostro paese Italia che non funziona più, eh, faccio un esempio che per una persona che ha, ripeto, 61 anni e mezzo è importante la sanità, il, la magia del welfare italiano, il, i paroloni con cui ci si riempie la bocca di solito dell'eccellenza dell della sanità italiana, eccetera, 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 sì. Ma ormai anche in Italia non è più per tutti. Io, e ringrazio il Cielo di essermelo potuto permettere, eh, tutti i piccoli ma pur fastidiosi problemi di salute che ho eh, avuto nell'arco degli ultimi tre anni, non un ultima un'operazione del menisco, quindi cose piccole ma ripeto, fastidiose e eh, parzialmente, temporaneamente invalidanti, ebbene ho dovuto risolverle sempre e inesorabilmente per via privata, pagando di tasca mia. E ripeto, ringrazio il cielo che ho potuto permettermelo, ma non posso non pensare alla stragrande maggioranza delle famiglie italiane che non possono permetterselo e che nel momento in cui hanno un ginocchio che non li regge più in piedi e se presentano la sanità pubblica, gli viene detto che prima di un anno o un anno e mezzo non ci sarebbe stato verso di risolverlo. Ecco, io mi metto nei panni di questo padre di famiglia, con moglie e due figli a carico, che per un anno e mezzo deve andare in fabbrica con la stampella, col ginocchio dolorante, perché non ha i soldi per provvedere in via privata e lo Stato italiano lo mette in parcheggio per un anno e mezzo. Ecco, queste sono cose inaccettabili, totalmente inaccettabili e infatti non le accetto più. E nonostante questo aspetto che noi, io e la mia famiglia abbiamo in qualche modo potuto tamponare con la via privata, non posso ignorare come è stata trattata mia mamma dallo Stato, dalla sanità pubblica italiana negli ultimi sette mesi della sua vita. E anche prima in realtà, ma in particolare negli ultimi sette mesi in cui le sue necessità erano diventate pressanti. E quindi non voglio rivangare questo momento doloroso relativamente al quale comunque non posso che avere un giudizio estremamente, estremamente negativo. Tutto questo e altro ancora, magari più banalmente prosaico, mi ha spinto a questa scelta. Ultima fase del video, perché la Spagna? Eh, perché la Spagna? Ci sono varie motivazioni. Innanzitutto andiamo a vedere quella più profonda. Io ho un po' di sangue spagnolo nelle mie vene. Infatti la mia bisnonna materna, la mamma di mia nonna, era cittadina spagnola, fra l'altro mi dicono anche di nobili origini, originaria della città di Siviglia. E questo alla fine a livello molto sottotraccia ha un peso e un significato. Poi perché la Spagna, il popolo spagnolo, è certamente il popolo del, del pianeta Terra, mi viene da dire, in qualche modo più affine alla nostra mentalità. È un popolo tuttavia che è un po' benevolmente più indietro di noi. Come vedete parlo del popolo spagnolo perché questo è l'altro elemento che mi ha molto colpito della Spagna di oggi. Devo dire della Spagna di sempre, ma in particolare della Spagna di oggi e cioè l'essere un popolo, eh, essere un popolo anche con una notevole eh, spinta, una notevole vitalità, e questo al di là de degli inevitabili problemi che ci sono anche lì, al di là dei regionalismi che pure sono presenti in Spagna, come ben sappiamo, con queste grandi eh, regioni. Eh, caratterizzate da uno spirito identitario molto forte, come sono la Catalogna, come sono i paesi baschi, com'è la stessa Andalusia dove io mi vado a trasferire, Andalusia dove eh, oltre ad avere una lingua eh, riconosciuta per l'appunto l'andaluso e il valenziano, eh, questa, questa lingua è considerata ed è tenuta in palmo di mano, ad esempio all'aeroporto di Valencia voi troverete tutti i cartelli, che segnalano i passaggi, le cose più importanti, eh, scritti in due lingue, in castigliano e in valenciano. Ma con grande serenità e devo dire senza particolari spiriti aggressivi, al di là dei messaggi che eh, passano in Italia sempre dal tono molto allarmistico, e questo vale anche per la Catalogna, la regione che vede come capitale Barcellona e Che eh, viene presentata come la più irrequieta, magari anche lo è, però ripeto, in un tono decisamente più sfumato rispetto ai messaggi che passano attraverso la stampa italiana. Insomma, eh, Spagna è es mi paese da adesso in poi e molto felicemente e molto fieramente. Attenzione, non sono così ingenuo da pensare che anche lì non ci siano problemi, del resto in qualunque parte del mondo io credo che in questo momento ci siano problemi. Ma quello che, ripeto, mi ha spinto in quella direzione, mi ha spinto a scegliere questo paese meraviglioso è eh, lo spirito, lo spirito che si percepisce non appena si atterra e si esce dall'aeroporto, si entra in un ristorante, in un negozio, in un cinema, eh, in un ufficio pubblico, in una banca, ovunque c'è un atteggiamento in Spagna in questo momento di positività, di eh, ricerca, di reazione ai problemi che non percepisco più in Italia non ultima una burocrazia estremamente più semplificata rispetto a quella italiana e una burocrazia che incredibile a dirsi si sforza di essere dalla parte del cittadino non sempre ci riesce neppure lì ma si sforza di essere dalla parte del cittadino e un ultimo esempio banalissimo i call center i call center della, della compagnia telefonica di turno, della grande catena, eccetera, eccetera, hanno un approccio decisamente friendly e se tu hai un problema, e evidentemente io in questo momento ne ho uno molto grosso, che è quello della lingua, di cui non sono ancora per nulla padrone, l'atteggiamento, ripeto, di questi telefonisti, chiamiamoli così, senza offesa, è di estrema positività, è di estrema disponibilità. Eh, le, le due espressioni più ricorrenti quando ti presenti come uno straniero che non parla la lingua sono vale vale, non hai problema. Disponibilità, disponibilità, disponibilità e positività. Due concetti che in Italia io non ritrovo più da tantissimo tempo. Infine, infine, proprio sotto, 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 il clima. Ho scelto Valencia perché secondo me in questo momento per quello che è la mia attività, ovvero la musica e l'arte, è sicuramente una delle grandi capitali europee. Ne dico una su tutte, dentro la bellissima città delle arti eh, realizzata dal grande Calatrava, ha scelto come sede europea la Berkeley School of Music, forse la più prestigiosa scuola di musica del pianeta, che ha scelto, ripeto, dagli Stati Uniti sede centrale come sede europea Valencia. E quindi c'è questo aspetto artistico sicuramente che mi ha attirato e il clima. È una città che non conosce l'inverno rigido, è una città solare, è una città aperta, è una città sul mare. È una città dove non c'è nebbia ristagnante, ma c'è un, una brezza costante che viene dal mare e va verso il mare. Insomma, tanti motivi, tanti motivi che eh, spero possano concretizzarsi e, eh, ripeto, rendermi questa ultima parte della mia esistenza più serena rispetto a quella che avrei avuto in Italia inevitabilmente. Naturalmente io parlo per me, parlo per le mie esigenze, per quelle della mia famiglia, di mia moglie, che è tutto ciò che resta della mia famiglia e magari eh, appunto sono risposte quelle che noi abbiamo trovato che eh, non possono magari sposarsi ad altre situazioni. Certamente il fatto di non avere figli, ad esempio, ha aiutato questa scelta. Chi ha dei figli, mi rendo conto, possa porsi molti più problemi nell'andarsene dal nostro paese o in generale dal paese natio rispetto a quelli che possiamo avere noi. Insomma, questo è l'insieme di eh, situazioni che ci hanno portato allo spostamento. Ultimo dettaglio tecnico importantissimo. Tecnicamente, cosa succede ora? Velut Luna di Marco Lincetto, ovvero la ditta italiana, conclude il suo ciclo di eh, esistenza, cioè viene chiusa fra eh, pochi giorni a fine novembre. Per quanto riguarda quindi l'operatività, lo switch off e switch on del eh, portale di vendita, eh, accadrà questo alle 23.59 del prossimo lunedì 14 novembre. Il sito velutuna.it andrà in switch off. Quindi, per 5 giorni fino al 20 novembre, fino alla mezzanotte del 20 novembre, non sarà possibile acquistare dischi dal portale, ci sarà un countdown che indicherà anche graficamente l'attesa per il passaggio alla piena operatività del nuovo portale. Reference Music Store, quindi dalla mezzanotte del 15 novembre alla mezzanotte del 20 novembre, il sito sarà offline in attesa degli inevitabili e necessari lavori di adattamento. E quindi i, i dischi Velut Luna, per questo brevissimo periodo, non potranno essere acquistati dal portale. Dopodiché, dal 20 novembre, ripeto tutto come prima, si riparte più vigorosi, mi viene da dire e da pensare, eh, di prima. Come accennavo poco fa, prossimamente, in data da definire, ai tre appuntamenti settimanali con le premiere su questo canale se ne aggiungerà probabilmente un quarto, un quarto dedicato ai miei nuovi concittadini spagnoli in lingua spagnola. Beh, certamente se voi vorrete vedere anche gli appuntamenti in spagnolo, io sarò ben felice di avervi come spettatori anche di quel singolo evento settimanale che fra qualche tempo, qualche settimana, qualche mese vedremo prenderà il via. È decisamente tutto, segnatevi dunque questi appuntamenti veramente importanti, cioè un appuntamento per quanto vi riguarda fondamentale che è lo switch off del sito velutluna.it alle 23.59 del 14 novembre, lunedì 14 novembre, il countdown che comparirà nel momento in cui voi andrete a cercare il sito per acquistare i dischi che vi indicherà che i dischi potranno essere nuovamente acquistati a partire dalla mezzanotte del 20 novembre, sempre di quest'anno. Quindi un brevissimo periodo di offline necessario. È tutto, è proprio tutto. E quindi, e questo non cambierà mai, inevitabilmente, inesorabilmente, anche per oggi, That's All, Folks. rodillas no, mejor morir de pie El humo cubre el sol y el viento no se va Estoy sola aquí, la vida y nada más Y nadie tiene luz, hoy es ahora yo Estoy viva otra vez, estoy aquí de pie Hombres de la falange están cerca de mí Te tengo solo a ti y no te dejaré Ellos no saben que ninguno pasará No pasará España es mi país, Madrid es mi ciudad y esta tierra que huele a libertad que llorando enterró al orca y su luz a ti reservará la noche y la cruz. Día es oscuridad Coco mi fusil, en mi regazo tú Y como mi país, único pariré Se llama libertad O nunca él verá la luz de la ciudad Por el enemigo no tengo piedad La guerra es así, a la espalda tiraré Yo no puedo esperar, él no me mirará Él nunca verá mi jamás él pasará No pasará Nadie tiene razón porque la libertad es como un perfil sin acción no es guerra civil, no lo han escrito ya, que muera la inteligencia y la muerte será. País, Madrid es mi color y este suelo que huele a dolor, que rima tierra y guerra en esta canción: suerte, razón, muerte y pasión. Nadie tiene razón porque la libertad. Es como un perfil sin cara y sin nación No es guerra civil, lo han escrito ya Que muera la inteligencia, la muerte será España es mi país, Madrid es mi color Y este suelo te huele a dolor Que rima tierra y guerra en esta canción Suerte y razón